Sister Irene Women Promotion Center. Siamo nel Suor Irene Women Promotion Center in Shambu. E qui abbiamo un programma con le donne di Shambu che non hanno avuto la possibilità, per esempio, di completare gli studi o di avere un lavoro. Le donne che frequentano il centro sono di tre etnie, Oromo, Amara e Gurage, e questo va contro la storia di divisioni tribali dell'Etiopia, che è molto complicata. Questo ci fa pensare all'importanza della riconciliazione tra queste etnie. Il fatto che loro vengano al centro tutte insieme, per noi significa dare l'opportunità di riconciliarsi e di vivere una vita che non è divisa come nei tempi passati. Speriamo davvero che le donne riescano a vivere in pace. La maggioranza di queste donne è protestante, ortodossa, Meccani Jesus. Abbiamo tutte le religioni presenti sul territorio. Le donne cattoliche sono molto poche, solo 5. Il nostro impegno è di creare in loro la sensibilità di vivere insieme, sapendo che appartengono ad un Dio che non divide nessuno, una persona, una famiglia di Dio. Siamo qui a Southorn. Qui è un posto del gruppo che si chiama Pambazuko. Significa l'aurora. Siamo nel villaggio dove sono i Samburu e Turkana. Loro sempre sono in combattimento per motivo di rubalizio degli animali. Ho cercato di unire tutti e due gruppi che possono stare insieme, lavorare insieme e cercare di costruire questa pace. E così nel gruppo, da questo lungo cammino che abbiamo anche di formazioni, loro sono riuscite di stare e lavorare insieme, così si sentono come famiglia. Donna profondamente umana che, come Maria, orienta le proprie energie femminili al servizio del regno. Conosce la forza della croce e della risurrezione, si impegna a vivere con fede questo mistero, valorizzando la vita e la sofferenza in tutte le loro forme. Quando vengono con bambini molto malati e sono molto preoccupate, io dico loro, ti assisterò, non importa se non hai soldi, ma siamo qui per dare un servizio a questi bambini che ne hanno bisogno. Queste donne non sanno come nutrire i bambini in modo bilanciato. Quindi, quando sono qui, prendo il tempo per insegnare e anche per spiegare alcuni dei motivi che causano la malnutrizione. Poi, con il tempo, arriva la confidenza, arriva la fiducia e parlano di più dei loro problemi. Quindi, attraverso questi dialoghi, capisco qual è il prossimo passo da fare. Ho anche scoperto che attraverso questo dialogo riescono ad aprirsi, riescono a capire che facendo alcune scelte o con certi stili di vita vengono a mancare dei valori. Per esempio, non c'è unione tra uomo e donna. Incontro queste donne, mi unisco a loro, le visito nelle loro famiglie. Se ho bisogno cerco di incontrare i mariti, sedere e dialogare con loro per vedere come possono risolvere i loro problemi familiari. Vamo a cantare a consolarsi, ci può consolare. Qui è Maua, una missione delle prime nella diocesi del Niassa, e in questo momento siamo nel centro della promozione della donna, un centro che è nato dopo la guerra, visto la necessità di aiutare questa donna a elevarla soprattutto a partire dall'alfabetizzazione, dalla formazione religiosa cristiana, perché partendo dal Vangelo San Luca noi abbiamo visto che già nelle prime, la Chiesa primitiva aveva le diaconesse, la donna aveva uno spazio dentro nella Chiesa. Siamo partite da lì.
Io vengo qui perché imparo tante cose. Anticamente la donna doveva stare a casa a guardare sempre i bambini. Adesso possiamo lasciare il marito a casa con i bambini più piccoli e venire qua. Possiamo imparare a leggere, a scrivere. Impariamo a guidare una liturgia, a cucire, a lavorare a maglia. Tante cose che poi trasmettiamo ad altre donne delle nostre comunità. Soprattutto ho imparato la dignità della donna. Nella comunità cristiana e in chiesa posso fare le stesse preghiere che fa l'animatore. Divento animatrice, oriento la liturgia della parola, posso fare un'omelia, distribuire l'Eucaristia, visitare i malati. Riesco ad avere lo stesso ruolo e lo stesso livello che ha l'animatore. Oh, Lebanon, oh, Soma, and Akua.